Loris Tech ha abbandonato le competizioni da anni e adesso ti dedichi a insegnare lo sport che è tutta la tua vita. Ma diciamo, faccio degli stage in giro per l'Italia perché ho chiamato da degli amici come Maurizio, qui Corrado, gente che già conoscevo perché ho fatto lo stage anche a Genova. Niente, vado a insegnare la box, loro a parte sono già capaci, però essendo gente intelligente vuole apprendere qualcosa in più da chi ha saputo e sa qualcosa in più nella box. Loro sono bravissimi nelle arti marziali, io nella box so quasi tutto, insegno le tecniche principali, come tirare i colpi, poi sai, dopo tutto è relativo al fatto di intraprendere per i loro combattimenti che fanno le loro competizioni. Senti, qual è lo stato della box italiana? Alle Olimpiadi siamo andati discretamente bene. Allora, la box italiana ha due fasce, alle Olimpiadi benissimo perché il lavoro, il gruppo della FP, della Federazione Italiana, sta andando alla grande. Sapete perché? C'è un segreto, non è perché sono più bravi loro, perché hanno investito i soldi sopra loro. Camarelle, Russo, Valentino, Piccardi, e poi l'ultimo, come si chiama, quell'altra ragazza bravissima, napoletano lì, mi sfugge il nome, Mangiacapre, gente bravissima. Perché? Perché si lavorano bene, uno staff tecnico e medico all'altezza, hanno investito dei soldi, prendono dei soldi. L'altra faccia, una volta andava il professionismo in Italia, oggi non investe più nessuno, vedete, siamo allo sfascio, non c'è più nessuno perché non hanno, prima di tutto non sono rinumerati economicamente e non c'è nessuno che investe. Senti, per un ragazzo di strada può anche essere una via per emanciparsi. La box è tutto, io la box è perché la evolvo e la predico, diciamo. La box a me ha insegnato moltissimo, è stata d'aiuto come tantissime altre persone, a me è stata della mia vita. Perciò la box, anzi io ho aperto una palestra proprio a Rimini questi giorni, che la inauguro il 16 di settembre, che viene proprio un progetto bellissimo, perché mi piace che la gente comune, ma non solo, perché non è che la gente, sono poca la gente che va a combattere o vuole andare a combattere, ma la gente comune vuole imparare prima di tutto la difesa personale, vuol divertirsi e stare in forma. È un lavoro eroico bellissimo, fa scaricare le tensioni. La boxe per me è un elisir di vita. Senti, qual è la qualità principale che deve avere un boxer? Prima di tutto la convinzione in se stesso, poi non è solo, cioè il fattore caratteriale è importante, però si passa dei momenti facili, momenti difficili, bisogna avere quella fortuna che il destino ti può donare. Poi non solo, perché non basti solo te stesso, c'è uno staff, una persona che credono in te nei momenti difficili, nei momenti meno difficili, è un lavoro di equipe, è logico, tu sei il perno principale, però deve ruotare attorno a te tanta gente importante, gente che ti abbia fiducia e che non è facile trovarlo. Allora, qua la Fighter Events continuano gli stage con grandi campioni. Sì, anche stavolta abbiamo cercato di chiamare forse il migliore nel momento, e questa volta solo di pugilato. L'altra volta abbiamo fatto venire il thailandese per la Thai, perché noi soprattutto facciamo la Thai boxing. Questa volta abbiamo voluto il campione di pugilato, che sembra che il pugilato serve molto anche nelle nostre arti marziali, insomma, sì. A proposito, Corrado, hai scoperto la box forse dopo gli altri sport da combattimento, ti piace sempre? Sì, il pugilato, come in tutte le sport da combattimento, è sempre eccitante ed emozionante, quindi fa tutto bagaglio ed serve tutto. Nella vita non si finisce mai di imparare, quindi sia di braccio che di gambe serve tutto.